Inizia una nuova settimana, Gela, ma i problemi sono sempre gli stessi. Una nuova perdita ci è stata segnalata e anche questa va avanti da più di un mese. Sono diverse le perdite idriche che in queste ore si riscontrano in centro storico. L'acqua, che troppe volte manca nelle abitazioni, finisce strada sia in pieno corso Vittorio Emanuele sia in strade limitrofe come Vico Don Marco. Le segnalazioni non mancano e fuoriuscite di questo tipo si registrano anche in altre zone della città. Che cosa ne pensa di queste fuoriuscite d'acqua che ci sono un po' per tutta la città? Che questo è irrisorio per tutti i problemi che ci sono a Gela, guardare queste cose. È una decorazione per Gela questa. Stiamo per anni pur l'acqua, se perde l'acqua la pagavo noi quell'acqua. Ci deve dire al sindaco e l'ha segnalato pure al municipio. Nessuno ci fa. È vergognoso quello che sta succedendo a Gela, a povere non pevote. Certamente è un problema che... Abbiamo anche paura che si arrugginiscono i tubi. Una volta sì, una volta no. Certe volte senza che arriva una settimana. Si arrugginiscono tutti i tubi. Cosa ne pensate di queste perdite d'acqua che ci sono un po' per tutta Gela? Sì, effettivamente noi veniamo da fuori ed è stata una delle primissime cose che abbiamo notato. Però anche visto l'emergenza siccità forse sarebbe il caso di risolverla. Tra l'altro arrivano delle bollette molto salate. Quando parliamo con mia madre facciamo anche un po' le differenze, no? Noi siamo in provincia di Brescia, con Gela facciamo le differenze. Noi abbiamo acqua H24 diretta, invece qui sempre mancanza di acqua. E poi non è neanche... buona, non serve per fare nessun uso, bollette molto salate, quindi noi paghiamo la metà, c'è una cifra molto... A Gela è normale, non è che a Gela è... ormai è diventato una tradizione, cioè si perde dell'acqua, un sindaco, chi per il sindaco, nessuno li vede, lo dobbiamo guardare solo noi, cioè è una vergogna. Cosa ne pensa di queste perdite d'acqua che ci sono un po' in giro per tutto il paese? È una schifezza, se ci sono perdite se dovesse interessare cart'acqua. Perché non ti interessa? Perché non ti interessa? Perché la comune che ci dà l'appalto non è in grado a obbligo queste cose. Sicuramente uno spreco enorme in una città che continua a patire per l'acqua a singhiozzo. I cittadini sono molto arrabbiati, sia per le continue perdite d'acqua che rimperversano un po' in tutta la città, sia per le bollette salate che continuano ad arrivare. L'ATI ha in programma investimenti per il controllo delle reti, che in città in più occasioni si sono rivelate deficitarie.